andiamo a spacchettare le guarnizioni. Come vedete, questo è il piccolo deflettorino per l'olio. Qui abbiamo una serie di guarnizioni in carta, facciamo piano altrimenti si strappano. Quindi abbiamo le due guarnizioni del filtro a reticella sotto della coppa dell'olio. Qui abbiamo le guarnizioni della pompa, se non sbaglio, queste qua. Questa probabilmente è un'altra della pompa, sì, esatto. Queste sono delle guarnizioni da inserire all'interno del volano. E poi qui proseguiamo, queste dovrebbero essere la base dei cilindri, queste qui rotonde più grandi, queste quattro, sì, le mettiamo da parte, e queste sono come vedete, del deflettorino. Ok, qui abbiamo le altre dello spinterogeno dell'asta, vedete, questo è la piccola guida in bakelite, e queste poi vanno applicate qua. Qui invece abbiamo tutte le guarnizioni dello scarico, altra guarnizione dello scarico, queste sono della testata, queste sono in sughero dei coperchi delle punterie, e è tutta la serie dei gommotti che vanno installati diciamo così, sui gusci, sulle guide delle aste. Ecco, quindi diciamo che c'è tutto. Bisogna preparare la superficie pulendola e sgrassandola con del diluente o uno straccio, di modo che il sigillante poi faccia presa su una superficie appunto pulita e non sull'olio, perché altrimenti non terrebbe niente, tutta la superficie. Posiziono le guarnizioni, gli OR, ogni prigioniero, diciamo così, e le spingo fino in fondo, così per tutti e sei. Queste guarnizioni eviteranno di far fuoriuscire l'olio attraverso i dadi da cui si stringe il carter. Vado a inserire l'alberino che comanda sia la pompa della benzina sia lo spinterogeno. Vado a lubrificare le rifarelle e lo faccio scorrere in posizione. Do un altro po' di olio anche sulla sommità. Poi sempre un leggero strato di olio per far, diciamo così, sistemare meglio le bronzine dell'albero a camme. E iniziamo con quella reggispinta che non ha dentini di fermo, e la andiamo a inserire nella propria sede in questa maniera. Poi l'altra, che è quella centrale, e quella finale che è la più piccolina, in questa maniera. Stiamo attenti appunto che i fori corrispondano, e poi ci siamo, e andiamo a lubrificare anche qui. Stiamo attenti a non toccare questo bordo, altrimenti è stato inutile pulirlo per far aderire Poi sempre lubrificante su tutti i perni di banco. Qui era già stata inserita la bronzina.
Poi sistemiamo l'albero motore, stando attenti a far corrispondere i nottolini con le bronzine. Sigilliamo tutto con il sigillaflange, appunto, e andiamo a cospargere tutte le superfici di un sottile velo. Io non uso pasta rossa, questo è diciamo così, una colla per piani in questa maniera. È una colla per piani, spianati, appunto, dove non ci sono grandissime tolleranze, e questa secondo me è l'ideale. La andiamo a mettere su tutti i bordi. Poi con attenzione, appunto, anche ai perni degli alberi a camme, dato che sono canali dove scorrerà l'olio. Quindi dovevano essere a tenuta stagna. Tutti i bordi sensibili sono stati presi, vedete. E là c'è il tappino dell'albero a camme. Adesso andiamo a mettere il paraolio iniziale e finale, e poi andiamo a chiudere. Questo è il paraolio, la modifica che ho fatto io per la puleggia anteriore. Mettiamolo il più diritto possibile. Vedete, questo comunque è uno schermo per l'olio. Posiziono anche quello posteriore. Queste due tenute sono importantissime e vanno messe il più possibile in maniera corretta. Le metto adesso perché altrimenti ci sarebbe la possibilità di metterle dopo, ma ho paura di tagliare il rivestimento esterno, quindi è molto più semplice posizionarle adesso. L'altra tenuta importante da sistemare è il tappino dell'albero a camme. Vedete, questa volta la faccio uscire un po' come sigillo papale, perché sono sicuro che almeno è entrata dove doveva entrare, ecco, dappertutto. Prima di installare l'albero a camme dobbiamo mettere in fase le due componenti che ruotano, quindi ruotiamo l'albero fino a trovare la piccola tacca all'interno dell'ingranaggio della distribuzione. Andiamo poi a allineare i due puntini sugli ingranaggi della distribuzione, almeno il motore ovviamente sarà in fase, ecco. Poi facciamo scorrere all'interno delle bronzine l'albero e controlliamo ovviamente che tutto sia corretto. Mi sembra perfetto. Non resta altro che unire le due semimetà.
Quindi, dopo tutto questo lavoro, ecco, stiamo attenti alle bielle, ovviamente. Le facciamo entrare nei fori e il matrimonio è fatto.